Salve a tutti amici. Oggi parleremo dei tamburi di Amazon. Questo qua è un tamburo che è stato acquistato su Amazon, della Dharma, non so chi sia. Comunque, è stato acquistato su Amazon da una ragazza che me l'ha portato per riaccordarlo perché il tamburo gli è arrivato scordato, fuori tono, quindi le note erano accordate molto male e stonava. Vabbè, cominciamo dal fatto che in genere uno strumento come questo deve essere accordato molto bene affinché sia efficace per essere suonato. Qua invece abbiamo avuto dei gravi problemi che ho sistemato e adesso suona così. Il suono non è un granché, il sustain è molto basso, il riverbero non ha una bella presenza. Non è un bel strumento da suonare. Per un bambino va più che bene, un bambino di 2 anni che ancora non capisce niente di musica, sì, va bene perché costa pochissimo, mi pare che costava sui 30 euro questo, oppure 40, non lo so, non mi ricordo, l'ho comprato con la ragazza, forse costa 20 euro. In ogni caso, se volete uno strumento buono per cominciare, se comprate uno strumento come questo, resterete delusi e non andrete avanti, non comprerete un altro strumento più in là per procedere col vostro cammino da musicista. Perché ognuno può sentirsi musicista suonando questi strumenti, sono estremamente facili da suonare. Non andrete avanti perché hanno questo suono molto cupo, brutto, non è intonato. Appunto, non è intonato perché loro ne fanno 3.000 al giorno di queste cose. E non puoi accordare 3.000 strumenti in un giorno. Io in un giorno accordo al massimo 2-3 strumenti, ma 3.000, e quante persone devono esserci? Quindi, vi dico la verità, mi hanno proposto di comprare dei tamburi dalla Cina, appunto un signore cinese che mi ha scritto in cinese e mi ha proposto di comprare questi tamburi. Poi abbiamo parlato in inglese e diciamo che mi ha spiegato la situazione com'è. Io gli do 3.000 euro, lui mi fa arrivare qua 1.000 tamburi e poi io li devo riaccordare e rivenderli. Ma scusatemi. Non può funzionare così, non puoi vendere tamburi armonici scordati alle persone perché è una truffa. Precisamente sì, è una truffa. Loro si giustificano con questi magneti, vedete? Dicono: voi non vi preoccupate che è scordato, mettete questo magnete all'interno, nella posizione giusta, e la nota verrà bene. Non è vero, perché questi strumenti devono avere la linguetta, come la chiamano gli americani, tong, io li chiamo petali, devono avere il petalo libero di oscillare. Questa qua crea che il suono viene bloccato. Se la metti più qua, quindi non è assolutamente una cosa da fare mettere un magnete vicino a un tamburo armonico. Deve essere intonato in quella tonalità e basta, là ci resta per tutta la vita. È lui, non può cambiare. Di conseguenza, non fidatevi dei magneti. Quando vedete scritto potete riaccordarlo, no, tutto finto, tutto falso. Paragoniamo questo tamburo invece con un altro tamburo che ho comprato io molto tempo fa. Questo qua l'ha fatto un produttore russo, Cosmos Kai, sono molto bravi. Al momento non vendono più in Europa, penso, non lo so, però sentiamo un po'. Vedete, c'è il sustain, viaggio, ancora non finisce, quindi le note sono molto lunghe. È abbastanza cristallino come suono, un po' ferroso, troppi overtoni forse, però si possono bloccare con una mano. Sentiamo.
sentire come esce il suono riempie un po' la stanza. Là invece no, resta all'interno dello strumento, non esce fuori. Andiamo infatti a risentirlo. Basta, è finito il sustain. Invece questo qua è un modello che ho fatto io. Rispetto a quello della Cosmo Sky, che è un po', come avevo detto noi, più overtone, che ha questa presenza metallica, overtone, il mio è un po' più soft tone, cioè un pochino più cupo. Sono molto lunghe. È una cosa importante perché questi tamburi hanno solo 8 note, quindi è importante che il suono sia lungo perché ti permette di rilassarti. Invece un tamburo che prevalentemente deve essere suonato in una maniera veloce, se no il suono scompare, ascolti il silenzio, non serve a niente. Su Amazon, oppure delle compagnie cinesi, comprateli dagli artigiani, vicino casa. Sicuramente potete trovare qualcuno, magari che sta anche alle prime armi, oppure rivolgetevi a un buon artigiano che vi farà sicuramente un tamburo come si deve per cominciare. Tutto qua. Aspetto i vostri commenti, se avete domande, iscrivetevi al canale e ci vediamo presto.